Saluto a tutti i telespettatori qui da Tele 2000 per il TG 2000 dell'edizione del 13 dicembre. Vediamo i titoli di oggi. Coltivazione di marijuana e violenza sessuale. Arrestato il pesarese, evaso dai domiciliari il 15 novembre scorso. Piano d'ambito di Pesaro Urbino sulla gestione dei rifiuti urbani. Oggi le votazioni tra favorevoli e contrari. UniURB Contamination Lab, presentato il progetto che incentiva l'imprenditorialità tra i giovani dell'Ateneo. A Barchi la natività realizzata all'uncinetto grazie alla compagnia delle catenelle. Dialetti marchigiani a confronto, gli spettacoli a Vallefoglia al Via dal 17 dicembre. A Urbania, dopo il restauro, riapre il Teatro Bramante, presentata la stagione di prosa. Iniziamo il TG di oggi con la notizia che arriva da parte dei carabinieri delle compagnie di Pesaro e di Gubbio, che hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari e per coltivazione di marijuana un uomo di Pesaro già destinatario di un provvedimento di condanna per violenza sessuale perpetrata nei confronti dell'ex conviventi emesso dalla Corte di Appello di Ancona. La vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio del 15 novembre scorso, quando la centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Pesaro aveva ricevuto l'allarme inviato dal braccialetto elettronico applicato all'uomo. Visti i precedenti, i militari hanno quindi predisposto subito un servizio di tutela nei confronti delle vittime delle violenze, sorvegliando le abitazioni e i luoghi da loro frequentati. Circoscritta poi la possibile area di ricerca e dai primi riscontri investigativi, le indagini li hanno ricondotti in un piccolissimo centro abitato in area rurale del comune di Gualdo Tadino e in seguito ai controlli delle abitazioni hanno individuato il casolare dove l'uomo si nascondeva. Passiamo ora a parlare del piano d'ambito di Pesaro Urbino sulla gestione dei rifiuti urbani. Oggi si sono tenute le votazioni, vediamo quindi le dichiarazioni a riguardo da parte del presidente della provincia Giuseppe Paolini e le contrarietà espresse invece da parte dell'assessore di Montelabate Pierluigi Ferraro. E abbiamo votato a favore del piano d'ambito dei rifiuti che era partito nel lontano 2017 quando c'era presidente il povero Daniele Tagliolini e è stato un iter lungo che ha avuto diversi stop in regione sia con la passata maggioranza che con quella attuale e siamo riusciti adesso a raccogliere un largo consenso perché insomma intorno al 77-78% dei comuni ha votato sì. È naturale che da domani dobbiamo rimetterci al lavoro per vedere anche in prospettive future quale e come risolvere il problema dei rifiuti che sempre di più creano problemi a livello provinciale, regionale e anche a livello nazionale. Ma prevede il mantenimento fino alla chiusura naturale di una discarica di Casprete e di Monte Schiantello, prevede questo accordo di solidarietà tra le varie province, abbiamo provincia di Macerata che ha un problema di dove portare i rifiuti per l'esaurimento delle sue discariche, ci forniranno per 2 anni dei rifiuti 2024-2025, dei rifiuti come prima li abbiamo presi da Ascoli, ma sono tutti rifiuti urbani. Sono rifiuti urbani che andranno nelle nostre discariche e un domani potremmo avere bisogno noi, come era stato alcune volte in passato, e riportare i nostri rifiuti nelle discariche che so, di Ancona, Ascoli, Macerata o Fermo. Per cui è questo principio di solidarietà che c'è tra le province della Regione Marche. Ci era stato chiesto anche da parte della Regione di creare delle situazioni favorevoli, non è una speculazione né un business perché la tariffa che pagano Macerata è la stessa tariffa che pagano i comuni di Isola del Piano più loro hanno il costo del trasporto. 77%
77% la maggioranza dei comuni che erano a favore. Ma è naturale che da domani però devi cominciare a lavorare, cioè non fa, perché abbiamo visto questa gestione, non è che il piano d'ambito non è stato mai approvato, perché il piano d'ambito è andato avanti nel periodo in cui c'era il Covid, è andato avanti con le varie raccolte, cioè le discariche e i gestori hanno lavorato nella raccolta differenziata. Bisogna lavorare e anche dal primo, diciamo, chiudiamo dicembre in bellezza. Dal 6 di gennaio, finita la Befana, si comincia a lavorare su una proiezione futura, tenendo conto che nel tempo le cose possono cambiare, possono essere anche le impiantistiche, vedere, perché non è che puoi a un certo punto dire no a tutto e risolvi il problema. Allora, come assessore del Comune di Montalabate, la Giunta ha deciso questa volta, rispetto alle volte successive dove avevamo votato a favore o ci eravamo astenuti, questa volta abbiamo deciso di votare contrari perché nelle ultime settimane ci sono segnali da varie parti, sia a livello regionale sia a livello provinciale, che ci fanno dire che praticamente questo piano d'ambito a poco o a quasi nulla servirà. Visto che praticamente da domani bisogna rimetterci mano qui in provincia di nuovo con un nuovo piano d'ambito e a livello regionale invece alcune richieste di abrogazione di alcune leggi regionali che sono all'interno di questo piano e soprattutto l'idea che si vuole impiantare nella nostra regione un inceneritore. Per tutti questi motivi, insomma, la Giunta di Montalabate attraverso me ha deciso di votare negativo questo piano. Senza una proroga a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del superbonus 110%, si metterebbero a rischio nelle Marche migliaia di cantieri che non potranno concludere gli interventi di riqualificazione, con danni ingenti per le famiglie e per le imprese. Questo è quanto ha comunicato CNA Marche, che afferma come la riduzione del beneficio al 70% a partire dal 1 gennaio rischia di provocare devastanti effetti economici e sociali, aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, sulla quale sono ancora in attesa di risposte. Di fatto, sugli oltre 11.000 edifici coinvolti a fine ottobre, le unità familiari funzionalmente indipendenti ammesse al superbonus sono 3.090 ed hanno investito circa 288 milioni. Significa dunque che un cantiere su 4 non riuscirà a concludere i lavori entro la scadenza del 31 dicembre. Andiamo adesso a Urbino, dove è stata presentata l'ottava edizione di UniURB Lab, ovvero il Contamination Lab dell'Università di Urbino, che mira attraverso una serie di laboratori a incentivare e facilitare l'imprenditorialità rivolgendosi a tutti gli studenti universitari dell'Ateneo. UniURB Contamination Lab, l'ottava edizione di questa iniziativa dell'Università di Urbino, in cosa consiste questo progetto? UniURB Contamination Lab è un laboratorio di imprenditorialità, quindi un laboratorio che ha come obiettivo prima di tutto quello di stimolare lo spirito imprenditoriale degli studenti. E ci rivolgiamo a tutti gli studenti dell'Università di Urbino, quindi non solo studenti che studiano materie come economia, business management o marketing, ma studenti di qualunque corso di laurea, perché l'obiettivo è quello di stimolarli a pensare in modo imprenditoriale, quindi anche a trovare il modo di valorizzare le loro conoscenze e competenze che hanno acquisito nel loro corso di studi per avviare delle attività imprenditoriali che possono diventare anche il loro futuro lavoro e la loro futura carriera lavorativa e professionale. Questo corso è molto pratico, prevede anche degli incontri, veramente un mettersi in gioco in maniera pratica, sul campo. Sì, sicuramente, questo è un laboratorio, quindi è un corso ma svolto in termini in modo imprenditoriale e laboratoriale, nel senso che gli studenti lavorano in gruppo, lavorano per progetti, lavorano alla soluzione di problemi, quindi è molto attivo. Le lezioni tradizionali svolte in modo frontale sono veramente ridotte al minimo e prevalentemente si lavora per progetti con gli studenti che lavorano in gruppo, guidati da esperti che li guideranno nel corso delle settimane nello sviluppo delle loro idee imprenditoriali.
un'occasione pratica per parlare di imprenditorialità, tanti gli appuntamenti, tante le attività, facciamole capire cosa faranno i ragazzi grazie a questo laboratorio. Ma guardi, questo oggi è proprio il primo giorno in cui presentiamo questa nuova edizione dell'UniUrb Lab. E è proprio un percorso laboratoriale, appunto, aperto a tutti i ragazzi delle facoltà. Veniamo già da edizioni precedenti, quindi abbiamo già sperimentato questo percorso che è molto interattivo, molto attivo per i ragazzi. E le lezioni non verranno tenute da docenti, ma da professionisti, imprenditori e altri soggetti, diciamo, dell'imprenditoria locale. E saranno proprio dei veri e propri laboratori dove i ragazzi sperimenteranno sia delle loro competenze, miglioreranno le loro competenze e impareranno strumenti e modalità per mettere in pratica e portare avanti la loro idea imprenditoriale. Migliorare il livello della qualità dell'aria nelle città, un contributo importante verso questo obiettivo lo danno sicuramente i boschi urbani e per questo la Regione Marche ha deciso di stanziare 1,7 milioni di euro da ripartire in forma di contributo tra i comuni e le unioni dei comuni. Per poter intervenire in maniera efficace per il miglioramento della qualità dell'aria, dichiara l'assessore regionale all'ambiente Stefano Aguzzi, occorre mettere in atto interventi strutturali e permanenti mediante l'adozione di nuove misure in ambito regionale e in questo caso i boschi assolvono alle molteplici funzioni di protezione e miglioramento della qualità dell'aria, oltre che di riqualificazione e valorizzazione delle potenzialità ricreative. Parliamo ora di Natale e del clima natalizio che sempre più coinvolge tutti noi. Lo facciamo andando a Barchi, dove la natività viene realizzata all'uncinetto grazie alla compagnia delle catenelle. Vediamo il servizio. A Barchi, in piazza Vittorio Emanuele, a due passi dalla porta d'ingresso al borgo, la natività realizzata interamente all'uncinetto. Questo grazie al lavoro di un anno realizzato dall'associazione Compagnia delle Catenelle. Oltre 10.000 tessere, 20 km di filo, 40 colori e 10 persone che hanno lavorato per un anno. Questi particolari della natività di Barchi di terre roveresche, larga 5 metri ed alta 6,30 m. Un capolavoro del territorio che valorizza così il clima natalizio. Sono delle mattonelline fatte all'uncinetto di 3 cm 8 l'una, sono all'incirca sugli 11.000 piastrelle. Abbiamo lavorato all'incirca una decina di donne, abbiamo diviso in scatole tutti i vari colori e a ogni donna abbiamo dato una quantità di stelline da lavorare, ma quello, diciamo, che è stato il lavoro più semplice, il lavoro più grosso è stato poi l'assemblaggio, dove Bianca Maria ogni striscia metteva in fila tutti i colori e noi altre cucivamo, prima per orizzontale, poi per verticale e poi nella struttura, quindi è stato un lavoro grossissimo che ci ha impegnato un anno. Ecco, voi come associazione siete però abituate, insomma, a un lavoro di questo tipo? Sì, abbiamo fatto anche altri lavori grossi nella Porta Nuova, quest'anno ci siamo dedicati qui anche perché la Porta Nuova non potevamo dividere il lavoro a metà e quindi ci siamo appoggiati a questo palazzo che era un vecchio tribunale di Barchi. Fino a quando sarà visitabile? Fino il 7 di gennaio. Ricordiamo come è nato questo bel progetto. Sì, un giorno passeggiando per il paese insieme a Domizia ci guardavamo intorno e siccome lì c'era già la struttura con un'altra opera che avevamo fatto, abbiamo pensato comunque di sfruttare sempre la struttura base che avevamo e di farci qualcosa. Siccome il posto è vicino alla chiesa, ci ha ispirato l'idea del Natale e quindi da lì abbiamo cominciato a vedere vari soggetti che ci interessavano e così è partita la storia. Comunque c'è stato un bel lavoro di ricerca di filati, è come un mosaico e quindi bisogna stare attinenti allo schema che ci eravamo prefissati di fare. Abbiamo lavorato ognuna con un colore, chi 2000 pixel, chi 3000, chi 500, a seconda del tempo che uno aveva a disposizione. Poi il punto cruciale è stato quando
questi pixel erano finiti e vedere man mano, prima abbiamo fatto le linee orizzontali e poi dalle orizzontali, che dovevano comunque essere precise perché poi se no il disegno non veniva fuori, e da lì abbiamo cominciato a cucire in verticale e lì c'era l'ansia di vedere vera fuori veramente quello che avevamo immaginato, e il risultato è questo. Una bella soddisfazione vederlo ora? Sì, 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 veramente, un orgoglio, sì. Non solo un bellissimo motivo per venire a Barchi, questo della Natività, ma anche tante altre iniziative che vengono organizzate durante le festività natalizie. Sì, infatti abbiamo avuto la fortuna di avere le signore delle Catenelle che ci hanno fatto, secondo me, l'ennesima opera d'arte che è innegabile, la bravura e il connubio con la passione per il territorio e l'amore dell'arte dell'uncinetto che hanno messo queste persone. Noi come Proloco logicamente siamo orgogliosi di avere queste persone. Noi abbiamo fatto poco, tra virgolette, però cerchiamo di pubblicizzare e soprattutto di valorizzare quello che è il lavoro che queste signore hanno fatto, che è ineguagliabile veramente. Poi, come altre iniziative, abbiamo sabato prossimo la casetta di Babbo Natale, quindi ci sarà Babbo Natale che raccoglierà le letterine dei bambini e quindi ci sarà un rinfresco con animazione per più e meno giovani. Poi avremo il 28 di dicembre la tombola nella sala delle Due Palme e poi auguriamo buone feste e buon anno a tutti. Un corso di lingua italiana per stranieri si terrà nei locali dell'oratorio Colbe a Orciano, messi a disposizione dalla parrocchia Santa Maria. È l'iniziativa promossa da parte del comune di Terre Roveresche, dalla Caritas diocesana. Le lezioni rivolte a persone dai 18 anni in su si svolgeranno due volte alla settimana, il martedì e il giovedì dalle 10 alle 11.30 a partire dal 19 dicembre. La durata totale del corso sarà di 3 mesi. L'iniziativa, poi sottolinea il vice sindaco assessore alle politiche sociali Borsini, rientra nel progetto Mosaico di Culture Tessere la Pace, il cui obiettivo è fornire strumenti per una maggiore integrazione agli stranieri che vivono nel nostro territorio e nei comuni limitrofi, con particolare attenzione alle donne adulte. Parliamo ora di cultura, di spettacolo e di teatri. Lo facciamo iniziando con i dialetti marchigiani a confronto, un ciclo di 5 spettacoli proposti a Sant'Angelo in Lizzola di Vallefoglia, che prenderà il via ufficialmente il 17 dicembre e che ci accompagnerà fino al 18 febbraio 2024. Diciamo che dopo il successo che c'è stato st'estate qui nella piazza del municipio, di circa 4.000 persone che sono passate in 5 sere, e da dicembre a febbraio saranno 6-7 iniziative delle compagnie dialettali del 4° Festival delle Compagnie Dialettali della provincia di Pesaro Urbino, per confluire poi in una finale regionale delle compagnie dialettali. Il Teatro Branca Sant'Angelo è rimessa a nuovo, a 150 posti, è auspicabile che ci sia, diciamo, una forte presenza dei ragazzi, delle ragazze, dei giovani. Il teatro è rivolto prevalentemente ai ragazzi, ai giovani, però ecco, le compagnie dialettali sono soprattutto anche per le persone più grandi che si spanzano da ridere. Io ho visto tanta gente che magari non la vedevo mai sorridere, che durante le compagnie dialettali ridevano a crepapelle, quindi anche questo mi pare una cosa buona, anche per il periodo che si avvicina alle feste. Sempre parlando di teatro, è notizia da parte del sindaco di Vallefoglia Palmiro Occhielli che stanno per essere ultimati i lavori di costruzione del nuovo auditorium per la musica, cinema e teatro a bottega. Di fatto si stanno realizzando i nuovi parcheggi a servizio della struttura e si sta lavorando anche all'interno del fabbricato affinché sia pronto ad ospitare le iniziative programmate in occasione di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura.
E rimaniamo sempre all'interno del tema teatrale perché a Urbania, dopo il restauro, riapre il Teatro Bramante. È stata infatti presentata la stagione di prosa. E in un Teatro Bramante ritornato al pieno splendore prende il via la stagione di prosa. Urbania è sempre molto attenta a quello che è il teatro, il suo gioiellino, la sua città. E quindi che cosa proponiamo in questa stagione, Daniele? Proponiamo, è sempre molto attenta, molto giusto e molto vero, tant'è che si comincia il 25 gennaio con un anniversario importante, uno spettacolo che ricorda il bombardamento avvenuto a Urbania, uno spettacolo che ci parla della memoria, il rovescio della luce, Cristian Della Chiara e Corraducci. L'ultima eredità è un viaggio ancora una volta nella memoria di un figlio che torna a trovare il padre, Oscar De Summa, ottimo attore italiano. Procediamo a marzo con un tuffo nel passato, un anniversario importante appena avvenuto, e parliamo di Dante con Mattia Smartelli, che è uno dei nostri, un altrettanto gioiello direi del territorio Urbinate, che torna nelle Marche per raccontarci la vita del grande poeta, tra l'altro con la consulenza di Alessandro Barbero, quindi un altro nome molto importante. Andiamo avanti con un testo contemporaneo, Le Volpi, e qui è una bella sorpresa, una bella chicca, perché dal recente successo di C'è ancora domani, Giorgio Colangeli è protagonista di questo testo insieme da due attrici, un testo che parla di politica, di territorio e di autoassoluzione in qualche modo. E chiudiamo la stagione con Tra queste pagine Lear, ed è ancora un altro grande del teatro italiano, a confronto con un giovane, perché Giacomo Liliu guida con la regia Saverio Marconi e si perderanno tra le pagine di Shakespeare e quindi di Re Lear. E poi c'è un appuntamento per i più piccoli, quindi Pinocchio, Jack Tessaro, Andar per fiabe, un appuntamento irrinunciabile per le famiglie. E adesso tutto è pronto per iniziare questa nuova stagione. Un grande lavoro che è stato compiuto proprio per il Teatro Bramante, un lavoro di efficientamento che potrà davvero dare risultati importanti. Sono lavori eseguiti grazie ai fondi del PNRR. Il Teatro Bramante, che è un teatro ottocentesco, bellissimo, una piccola bomboniera, uno dei più bei teatri delle Marche, che tra l'altro è stato conservato in maniera eccellente come era in origine, insomma, anche con tutti i meccanismi, lignei, insomma, e oggi la città si riappropria, insomma, del proprio teatro. E questo è un evento importante perché il teatro a Urbania è molto sentito, ha una tradizione secolare, si torna indietro fino al 500, al 600, quanto si recitava nelle sale del Palazzo Ducale, si recitava nella sala del Consiglio, e poi il teatro lungo le mura, e poi alla fine nell'Ottocento il Teatro Bramante in questo bellissimo luogo. Un altro teatro riaprirà, e parliamo del Teatro Sanzio, che riapre dopo il restauro e lo fa in occasione del 25esimo anniversario dell'iscrizione del centro storico di Urbino nella lista dei siti patrimonio mondiale dell'UNESCO, in programma il 14 e il 15 dicembre. Un appuntamento che vedrà tantissime iniziative, da momenti di dibattito e confronto a partire dal mattino sino a poi alla sera, con momenti di musica e spettacolo. Un altro appuntamento in programma da ricordare nella nostra provincia è sicuramente quello che si terrà a Fermignano, dove continuano le iniziative di Mama Non Mama, con il prossimo appuntamento dal titolo E la stampa bellezza, violenza di genere e linguaggio, in programma il 17 dicembre alle ore 11 presso l'Enoteca Calice di Vino.
Il TG di oggi termina qui, noi vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima edizione. Previsioni per giovedì 14 dicembre. Cielo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni a carattere sparso. Venti moderati sud-occidentali, mare mosso. Temperature in calo dalla sera.